benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il nostro viaggio alla scoperta della nostra regione ci porta oggi in provincia di Vicenza. Oggi siamo a Thiene. La storia di Thiene inizia già in epoca antica, in epoca romana. Siamo attorno al 130-150 a.C. L'agglomerato sorge attorno a una villa rustica data in concessione ad un soldato romano, il cui nome sembra aver dato origine al nome Thiene. La storia di Thiene è stata molto travagliata, conquiste e distruzioni fino alla dominazione veneziana. Sotto Venezia, sotto la Serenissima, Thiene inizia un periodo di storia molto ricco e molto florido. La prima citazione della pieve di Thiene è da ricercarsi in un documento datato 27 febbraio del 1292. Questa chiesa fu demolita perché pericolante e sostituita con l'attuale all'inizio del XVII secolo. Nel XX secolo venne ampliata e modificata. Ad esempio, venne costruita la cupola e rifatta la facciata, perdendo l'originaria struttura seicentesca. La torre o campanile del Serlio di Thiene è una costruzione interessante e rara nel suo genere. Fu costruita tra il 1640 e il 1655 su un progetto del 1549 del celebre architetto bolognese Sebastiano Serlio. Il campanile, posizionato nel cuore della città, è uno dei pochissimi dotati di sottopasso alla base. Il castello di Thiene è un edificio molto particolare costruito attorno al XV secolo. Definirlo castello non sarebbe propriamente corretto, anche se così come è fatto un pochino ricorda il castello. Sarebbe meglio definirlo villa o definirlo palazzo. Possiamo tranquillamente dire che è un edificio ibrido tra il castello medievale e la villa palladiana. Il castello di Thiene è chiamato anche palazzo o villa Porto Colleoni Thiene. È uno straordinario esempio di villa veneta pre-palladiana. Osservandone la struttura è chiaro come in origine il palazzo di Thiene fu costruito come deposito di prodotti agricoli. Venne poi ampliato nel 1500 per renderlo abitabile. Questo castello, unico nel suo genere, fu caposaldo nell'evoluzione delle ville venete. La chiesa della Natività della Beata Vergine Maria è un vero gioiello di arte gotica. Eretta nel 1470 circa dalla nobile famiglia da Porto, è più comunemente nota come Cesetta Rossa. La chiesa, pur avendo subito delle trasformazioni nell'Ottocento, si presenta ancora sufficientemente integra. All'interno, anche se su richiesta, si possono ammirare opere di gran pregio.
Andando sotto a questa torre civica così unica e così particolare nel suo genere, il nostro viaggio per oggi termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. A presto!